Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Paola Frizziero, la celebre corteggiatrice di Salvatore Angelucci a Uomini e Donne, si è raccontata in un'intervista a 20 anni dalla sua prima apparizione in TV, svelando i dettagli della sua vita attuale. Paola Frizziero ha conquistato il pubblico nella stagione 2005-2006, quando fu scelta da Salvatore Angelucci, ma la loro storia d'amore non durò a lungo, portandola a tornare come tronista tra il 2007 e il 2008. Dopo diversi anni lontana dalla TV, oltre al cambiamento evidente nel suo aspetto, con una lunga chioma castana sostituita da un taglio corto brizzolato, ha mostrato un cambiamento interiore grazie a un percorso spirituale, rivelando come la Madonna l'abbia guidata verso una guarigione profonda. Recentemente è stata diffusa un'intervista che Paola ha rilasciato per un portale dedicato a Medjugorje, luogo di culto che frequenta da anni. Paola ha visitato Medjugorje più di 40 volte, la prima nel 2008. La protagonista ha svelato che la Madonna l'ha salvata, aiutandola a guarire dal suo egoismo, dalla tristezza e dalla depressione. Paola era molto attaccata a vestiti e oggetti materiali, ma ha capito che queste cose non erano importanti per lei. Ha sottolineato che la bellezza del cuore è ciò che conta di più. Attualmente Paola ha 41 anni. Si è sposata con un uomo conosciuto durante un viaggio a Gerusalemme e ha due figli. La sua vita è cambiata radicalmente grazie al suo percorso spirituale e legame profondo.